Benvenuti su Ultima Ora Calcio News, il vostro canale di fiducia per tutte le ultime notizie sul mondo del calcio. Prima di iniziare, vi invitiamo a cliccare sul pulsante Mi piace, a iscriverti, ad attivare le notifiche e a condividere la notizia. È importante notare che Paolo Ziliani è una figura controversa nel panorama giornalistico italiano, particolarmente noto per le sue prese di posizione anti-Juventus. Le sue dichiarazioni sui social media e i commenti acidi fanno spesso scalpore, alimentando la rivalità sportiva e le polemiche nel calcio italiano. Dopo la decisione della FIGC di avviare un'inchiesta sui cori anti-Juve cantati dai giocatori del Milan, Paolo Ziliani ha colto l'occasione per sollevare nuovamente questioni riguardanti la Juventus. Nello specifico, ha invocato un'indagine su ciò che definisce 38 scudetti illegalmente esposti dal club torinese. Vale la pena sottolineare che la Juventus, in sede di giustizia ordinaria, è stata effettivamente assolta nel processo Calciopoli nel passato e il club ha cercato di ricostruire la propria immagine e si è aggiudicato numerosi titoli sul campo. Ziliani, nel suo commento, invoca la lealtà e la probità come canoni etici che dovrebbero essere rispettati nel calcio. Tuttavia, è fondamentale ricordare che il calcio è un ambiente in cui la rivalità è spesso acuita e i commenti di giornalisti antisportivi possono alimentare divisioni piuttosto che promuovere un dialogo costruttivo. La Juventus, per la sua parte, ha sempre sottolineato di aver vinto i suoi titoli sul campo e attraverso l'abilità, il talento e la dedizione dei suoi giocatori e staff. Le indagini e le sentenze passate hanno certamente lasciato un segno, ma il club si è impegnato in un percorso di rinascita e ha guadagnato il sostegno e l'ammirazione di milioni di tifosi in tutto il mondo. Ziliani, come giornalista e commentatore, ha certamente il diritto di esprimere la sua opinione, ma è anche responsabilità dei media fornire un contesto equilibrato e una discussione imparziale. In questo caso le sue dichiarazioni sembrano più un tentativo di alimentare polemiche piuttosto che promuovere un discorso costruttivo sullo stato del calcio italiano. In conclusione, mentre la FIGC indaga sugli eventi recenti riguardanti i cori anti-Juve, sarebbe prudente per tutti riflettere su come le loro parole e azioni possano influenzare l'ambiente del calcio italiano, che è già pieno di tensioni e rivalità.